nostra attività inizia nei primi anni 90 con un piccolo negozio di alimentari, macelleria e salumeria a Serrungherina e si chiamava La Bottega del Buon Gustaio. Del 2004 ho deciso di spostare l'attività più a valle, a Lucrezia di Cartoceto. In quel periodo ho deciso di occuparmi solamente di macelleria e salumeria e qui l'azienda prende il nome La Nostrana, un nome scelto per sottolineare la genuinità dei prodotti del nostro territorio e la qualità di carni e salumi provenienti da animali cresciuti e allevati in modo sano e naturale, lavorati secondo la tradizione e senza conservanti. Nel corso degli anni ho aperto altri due punti vendita, uno a Lucrezia di Cartoceto e uno a Calcinelli di Saltara, che vengono gestiti a Lucrezia da mio figlio Manuel e a Calcinelli da mia figlia Samantha. Abbiamo selezionato i nostri fornitori scegliendo le aziende più vicine alla nostra filosofia. Due sono le aziende dalle quali principalmente ci serviamo. Una si trova a Sant'Angelo in Vado e l'altra vicino a Gubbio. Tutte e due sono inserite in un ambiente naturale ancora incontaminato, dove le fattrici possono pascolare libere. Il mio lavoro consiste anche nel visitare i fornitori, con i quali dopo tanti anni si è creato un rapporto di fiducia e di collaborazione. Con loro c'è un costante confronto e spesso si discute di come migliorare sempre di più la qualità e la genuinità del nostro prodotto. Sono due aziende che hanno molta cura per il benessere e la salute degli animali. Lo si vede subito anche da come sono tenute le stalle e da come sono belli e sani i capi d'allevamento. Per me è molto importante sapere cosa mangiano gli animali. Infatti abbiamo selezionato i nostri fornitori proprio perché coltivano nei loro terreni i cereali che vengono dati agli animali. Oltre al fieno, per l'alimentazione del bestiame viene usato il grano, l'orzo, il mais e il farro. Dopo essere stati raccolti, i cereali vengono conservati in appositi capannoni e poi vengono macinati sul posto per ottenere un mangime di altissima qualità e completamente made in Italy. Per me è essenziale vedere e toccare con mano da dove vengono i nostri animali. Solo così posso essere sicuro di quello che produco e di quello che vendo, cioè prodotti veramente nostrani realizzati artigianalmente nel rispetto della tradizione. Oltre alla carne, nei nostri punti vendita, per cercare di soddisfare al meglio la nostra clientela, offriamo una vasta scelta di prodotti. C'è la carne ovviamente, ma anche tanti prodotti pronti a cuocere, che sono molto apprezzati per la praticità e la facilità di preparazione. Abbiamo polpette, cotolette, spiedini, hamburger, arrosti, questo per citarne alcuni. Siamo conosciuti soprattutto per i salumi e gli insaccati di nostra produzione,
come il culatello, la pancetta, la lonza, il prosciutto e il lonzino. Gli insaccati vengono tutti prodotti nel nostro laboratorio qui a Calcinelli, dove usiamo metodi esclusivamente artigianali. Ad esempio, per fare la lonza e il lonzino, come vuole la tradizione, la carne viene salata e massaggiata per tutto il tempo della salatura. Poi viene lasciata riposare nelle celle per alcuni giorni. Una volta terminata la prima fase, le lonze e i lonzini vengono messi a bagno nel vino bianco con dell'aglio, per poi essere ricoperte di pepe e chiuse in un budello pronte per la stagionatura. Non abbiamo fretta perché sappiamo che anche il tempo è un ingrediente prezioso e quindi lasciamo stagionare questi prodotti per circa 4-5 mesi. Un'altra specialità per la quale ci siamo fatti conoscere è il salame. Anche lui fatto in modo tradizionale, senza l'aggiunta di conservanti. Il nostro salame viene fatto solo ed esclusivamente con le migliori parti del maiale e lavorato a coltello. Viene aggiunto solo sale e pepe e, come ho detto, nessun tipo di conservante. Viene insaccato a mano, poi lasciato riposare circa una settimana ad alte temperature. Così la carne prende un aroma e un profumo particolare. Poi viene lasciato stagionare per circa 3 mesi prima di essere messo in vendita. Anche il nostro prosciutto è un prodotto d'eccellenza. Anche questo viene insaporito con sale e pepe, macinato al momento e massaggiato poi per tutto il tempo della salatura. La cura e l'attenzione che mettiamo nella preparazione dei nostri prodotti è quello che ci contraddistingue e che ci rende unici. Il nostro è un lavoro impegnativo, ma siamo ripagati dall'apprezzamento e dalla fiducia che i clienti ci dimostrano ogni giorno.